Allora, Batatan Zevic, una prestazione mostruosa la tua, che però non è bastata contro Monza. Sì, comunque una squadra che gioca in un campionato completamente diverso dal nostro, abituata a questo tipo di partite. Noi siamo stati bravi a giocare bene, giocare anche forse le nostre aspettative, ma abbiamo avuto le nostre occasioni anche chiudere la partita 3-1. Non ne abbiamo sentate adesso niente, si va avanti, comunque abbiamo giocato in, fuori casa, proviamo a vincere tutte le altre partite e in casa provare a fare un buon risultato contro Monza, che sicuramente è una gran squadra e visto i nomi, visto i giocatori che ci hanno, sicuramente possono solo migliorare. Senti, due parole sulla tua partita. Non batti mai sotto 110, attacchi a 90-100, hai fatto oltre 20 punti, hai un braccio con un bazooka. No, ormai non penso più sinceramente alle mie prestazioni, sicuramente non sono soddisfatto visto che abbiamo perso. Mi fa sempre tantissimo piacere tornare in Italia, che i miei anni migliori ho vissuto qua in Italia, tante belle emozioni e ecco, sicuramente mi carico un po' di più quando torno in Italia. Ti manca, ma ci torneresti oppure stai bene in Grecia adesso? Ma io penso, con anche il rapporto che avevo con i tifosi Perugia, non volevo andare in un'altra squadra finora, è giusto, abbiamo vissuto 8 anni bellissimi e non so, non si sa mai quello che può succedere in futuro. Per ora sto bene in Atene, sto vicino a mia famiglia, una decisione molto importante visto che il figlio sta crescendo e niente, sono felice, mi trovo molto bene con la squadra.